pur più di quattro titolari del calibro di Fattori, Fraboia, Mantini e Stefanelli, i Novafeti, con tanti giovani in campo, conquista la prima vittoria di stagione, superando 3-0 il Bagno di Romagna nel secondo turno di Coppa Emilia. Pur sempre Coppa Emilia fermerà qualcuno, poco importa, ma certamente prendere tre gol non piacerà al tecnico del Bagno di Romagna, come c'è da elogiare le scelte della società gialloblu che hanno mantenuto l'ossatura della scorsa annata, pur con qualche critica lanciato nella mischia giovani interessanti, su tutti spicca la figura in campo dell'attaccante Thomas Radici, classe 2002, mentre a centrocampo con Matteo Sebastiani ci sono due under, il solito Bettini che viene affiancato da Mamutai, che aveva esordito con la prima squadra lo scorso anno nell'ultima giornata contro il Pietracunta. Partita combattuta comunale di Novafeltri, a tratti spigolosa, il Bagno ci prova direttamente a calcio piazzato, alto il tiro di Marcucci. Tre minuti dopo, sul cross in area, e Mosconi questa volta a sprecare l'occasione del vantaggio di testa. Capitan Marcucci ci prova nuovamente a calcio piazzato, non inquadrando il bersaglio. Al 19° Semprini blocca il tiro di Antonelli dopo il precedente tiro su punizione respinto dalla barriera. Il Novafeltri, nonostante la maggiore esperienza degli avversari, riesce a riprendere campo fino a gol del vantaggio. Al 40° Paolo Gori viene cinturato in area vistosamente da Silvani. Dagli 11 metri Capitan Rinaldi spiazza Margheritini, pala da una parte e portiere dall'altra. 1-0 per il Novafeltri. Nella ripresa, ancora il Bagno di Romagna al tiro su punizione con una bordata dai 35 metri ad opera di Marcucci, che termina a lato. Risponde il Novafeltri al 53° con la conclusione al volo di Baldinini, servito da un cross di Gori, anche in questo caso palla fuori di poco. I gialloblu escono a distanza con autorevolezza e al 67° Matteo Sebastiani sfiora l'incrocio dei pali con una potente conclusione da fuori area. Nel finale la squadra locale dilaga. All'83° Cupi, tutto solo, si fa ipnotizzare da Margheritini, ma un minuto dopo l'esordiente Morciano inventa l'assist per il raddoppio di Gori, che con freddezza piazza il pallone in rete sull'uscita del portiere. 2-0 per i Novafeltri e il braccio meritato per l'esterno gialloblu. La festa del Novafeltri è completa all'85° a fondo di Poggioli sulla sinistra. Il cross da sotterra trova pronto Cupi, che infila dopo un primo tentativo respinto il pallone del 3-0. Per Cupi, dopo gli 8 centri della scorsa stagione, si tratta del primo gol in gara ufficiale. Il Novafeltri mette in cascina forse il passaggio del turno. Quel che è di certo è che i giovani novafeltristi dal biberon sono passati direttamente al whisky, dalla formazione giovanili alla prima squadra.